Buon pomeriggio a Fulvio Dalvia, eccoci qui, direttore generale di 4Manager. Mi sente? Prova audio, lei ci sente? Provi. Eccoci. Eccoci. La sento benissimo, ecco. Forte e chiaro. Appunto, cercando di fornire strumenti utili e operativi per le aziende che si trovano appunto a dover affrontare questa rivoluzione digitale e appunto green. Quali sono appunto le competenze manageriali che servono oggi in azienda e come si inserisce questo tema della transizione green? Innanzitutto mi consenta però di salutare tutti i partecipanti e anche un apprezzamento per questa bellissima iniziativa dell'Innovation Day che viene portata avanti dal Sole con Confindustria e tutto il sistema delle imprese. Il tema delle competenze nella transizione green è un tema centrale. Per capire l'entità di questa centralità, io penso che ci dobbiamo anche porre un attimo una domanda in relazione sia alla situazione geopolitica a cui lei faceva riferimento, ma anche in relazione al momento che abbiamo vissuto negli ultimi anni con la crisi pandemica. Ma la domanda è questa: ma la sostenibilità, la transizione green sono ancora centrali, sono ancora importanti? Io credo che superato un momento di disorientamento molto forte che stiamo vivendo proprio in queste ore, comprenderemo come queste tematiche che voi state affrontando, quindi la digitalizzazione in chiave sostenibile, saranno sempre più centrali in chiave strategica per la ripresa del sistema del paese, ma anche del sistema produttivo. Perché dico questo? Perché questi anni ci hanno abituato e queste situazioni che stiamo vivendo ci hanno abituato a convivere con due aspetti molto particolari, delle transizioni estremamente veloci e dei cambiamenti estremamente radicali che non dipendono in molti casi neanche da noi, ma che derivano da contesti e da interconnessioni a livello internazionale. Questo fa sì che le imprese debbano necessariamente poter usufruire di giuste competenze per affrontare il cambiamento, come torno a dire, radicale e estremamente veloce. E queste competenze, in primo luogo, sono delle competenze di carattere manageriale. Quindi, per rispondere immediatamente alla sua prima sollecitazione, diciamo che nella transizione green, in particolare, assisteremo sempre di più a una centralità delle risorse umane, della formazione e dello sviluppo delle competenze. Questo perché c'è necessità di affiancare le aziende, ma c'è anche la grande necessità di affrontare delle difficoltà, ma di cogliere le opportunità, perché quando ci sono i cambiamenti è vero che si soffre, però si aprono anche le prospettive per nuove aree di business, nuovi progetti, nuove idee. E questo chiaramente è un aspetto che, con le giuste competenze, le nostre imprese estremamente efficaci, flessibili e in grado storicamente di rispondere a momenti di estrema difficoltà sapranno rispondere con efficacia. Ecco, il profilo insomma dell'umanista tecnologo, no? Si è emerso più volte stamattina come in realtà le competenze siano proprio la risorsa più difficile da trovare e la più preziosa. Dovendo identificare appunto quali sono le caratteristiche chiave di questo, appunto delle nuove figure manageriali che servono alle aziende, come le potrebbe elencare, definire? Ma io credo, perché questo è un tema che proprio all'attenzione in queste settimane di un gruppo di lavoro congiunto tra Confindustria e Federmanager, e credo di poter dire che le figure dovranno sostanzialmente essere caratterizzate da un giusto mix di competenze hard, quindi bisogna avere conoscenza delle situazioni di natura tecnologica, economica, ma una valorizzazione molto forte delle competenze soft di tipo manageriale. Queste persone saranno impegnate, come dicevo, in processi di trasformazione
molto forti, radicali e veloci, e dovranno però avere, diciamo, la capacità di essere estremamente vicino agli imprenditori. Quindi un primo aspetto è capire la mentalità, specialmente del piccolo imprenditore. Il nostro è un tessuto di PMI, avere appunto una visione, sviluppare quelle competenze che noi riconduciamo alla predittività, quindi essere in grado di avere una visione che va oltre il quotidiano, ma che consente all'impresa di traguardare degli orizzonti temporali che non siano di brevissimo termine. È evidente che quando parliamo di processi di trasformazione in chiave di sostenibilità dobbiamo tener conto di tantissimi fattori. Questi manager dovranno avere questa funzione polivalente. Mi riferisco per esempio alle esigenze emergenti del mercato, cambieranno i consumi, sono già cambiati, con il Covid sono cambiati i consumi, l'approccio al mercato. È evidente che il rapporto con la pubblica amministrazione delle imprese è destinato a cambiare, è destinato a cambiare perché assistiamo a una accelerazione sugli appalti innovativi, per esempio. La pubblica amministrazione svilupperà degli appalti con delle richieste di carattere innovativo e tecnologico molto più spinte. Allo stesso tempo anche il PNRR porrà degli obiettivi più ambiziosi e quindi le aziende dovranno essere messe in grado, con le competenze giuste, di affrontare nuove prospettive che la pubblica amministrazione darà alle imprese. Abbiamo assistito in tanti territori estremamente importanti come questo di Reggio Emilia, ma tutto il bacino dell'Emilia Romagna, negli anni scorsi a fenomeni per esempio di reshoring, ma che erano più legati alla necessità di garantire standard qualitativi spesso non soddisfacenti in mercati dei paesi emergenti. Noi assisteremo probabilmente nei prossimi anni a fenomeni di reshoring che saranno anche la conseguenza del nuovo assetto geopolitico, quindi un ritorno di produzione nel nostro paese. Lo dovremo fare chiaramente in chiave sostenibile, perché bisognerà appunto garantire gli standard che sono quelli dell'Unione Europea, quindi standard molto più sofisticati e più elevati. Quindi questi manager dovranno garantire la possibilità di riportare delle produzioni, ma in chiave sostenibile. Pensiamo a tutti gli sviluppi in chiave dell'innovazione digitale legata alla cyber security. Ci sarà una cyber security di sostenibilità. Già abbiamo assistito nelle scorse settimane a dei problemi molto inaspettati, no? Nel campo, per esempio, della sicurezza informatica di strutture ospedaliere, e quindi con degli impatti sui settori del welfare indirettamente. Ma pensiamo anche alla cyber security in campo proprio ambientale, con obiettivi di natura strategica del nostro paese, legati che so alle risorse idriche oppure alle strutture di produzione dell'energia, laddove quindi la cyber security avrà anche una declinazione non solo militare, per capirci, non solo organizzativa della pubblica amministrazione, ma anche in chiave di sostenibilità. Perché sto dicendo questo? Perché è evidente che le competenze non saranno delle competenze esclusivamente tecnologiche, esclusivamente legate alla capacità di affrontare un problema tecnico, ma sarà richiesto al manager una capacità alta, quindi di coordinamento, di divisione, di affiancamento. Quindi questo chiaramente sarà più facile nelle grandi aziende. Noi abbiamo il grande problema di calare questi concetti nelle aziende più piccole. Ecco, io difatti quello che le volevo chiedere è proprio questo, cioè c'è un tema di carenze di competenze, il fatto che proprio perché c'è carenza è molto più facile e naturale che siano scelte dallo stesso manager le aziende più grandi e strutturate rispetto alle piccole, che è un tema che si ritrova sempre, insomma, in qualsiasi profilo di una certa specializzazione. Ecco, questo però in particolare, questo territorio, si diceva anche stamattina, o si muove tutto l'ecosistema, sistema coeso verso appunto una transizione green e digitale, o se no è difficile poter immaginare una crescita di medio-lungo termine. Come si fa? Guardi, io sono reduce, il motivo per il quale non sono oggi lì con voi in presenza, ci avrei tenuto tantissimo, è perché stamattina ho partecipato a un altro convegno qui a Roma organizzato da Confindustria sul tema dei network, perché si sta cominciando a sviluppare un ragionamento molto più forte, che anche questo conseguenza del periodo di crisi,
sulle competenze manageriali nelle aggregazioni di imprese. Lo spunto nasce da un recente provvedimento che consentirà alle aziende di adottare lo strumento della quotatorialità nelle reti di impresa, però è un tema generale. È evidente che noi dobbiamo trasferire competenze manageriali proprie delle grandi aziende, delle multinazionali, sul tessuto delle piccole. Questo lo possiamo fare sicuramente in un'ottica di filiera, condividendo con strumenti innovativi, con strumenti legati al fractional management oppure al temporary management, delle competenze che altrimenti le singole aziende farebbero fatica ad acquisire. Da questo punto di vista, secondo appunto la sua esperienza, si sta già muovendo qualcosa e appunto lei vede appunto possibilità di colmare in tempi rapidi, però poi è la questione dei tempi, cioè i tempi della formazione e della preparazione, ahimè, sono molto più lunghi di quelli invece dei tempi del mercato, dei tempi di chi fa impresa. Allora, guardi, io credo che qui ci sia un problema della necessità di un salto culturale da parte delle imprese che non devono avere a volte gelosia o paura del manager, specialmente nelle strutture più piccole, di carattere familiare. A volte noi incontriamo delle difficoltà proprio psicologiche quasi del piccolo imprenditore ad accogliere delle risorse estremamente competenti e formate, perché c'è una sorta di sindrome dell'invasione di campo. Allo stesso tempo c'è necessità anche da parte dei manager di una maggiore predisposizione a comprendere le esigenze delle piccole imprese, quindi a calarsi in una dimensione che non è quella naturale nelle quali queste competenze si sono formate. Proprio per colmare queste difficoltà di mismatching tra domanda e offerta, ForManager in questi giorni sta lanciando una grande iniziativa che va sotto il nome di Rinascita Manageriale, che è un progetto di politica attiva, quindi è un progetto destinato sostanzialmente al reimpiego di manager che hanno perso il lavoro, che però potrebbero utilmente trovare una nuova occupazione, un nuovo sbocco in aziende e in network di aziende più piccole. Questo strumento mette a disposizione delle misure economiche a supporto delle aziende che vanno a copertura di costi per l'assessment aziendale e la ricerca e selezione del personale fino a 30.000 euro. È uno strumento potente, secondo noi molto interessante, non solo per la natura del contributo economico, ma anche dal punto di vista culturale, perché può aiutare le aziende a ragionare in un modo più innovativo. Su questo tutte le informazioni sono sul sito di ForManager, c'è una sezione dedicata alle politiche attive e in particolare a questo progetto. Grazie. E visto che abbiamo ancora quasi poco meno di 3 minuti, approfitto per chiederle un'altra cosa, perché appunto i temi della sostenibilità e del digitale sono trasversali a tutte le funzioni aziendali. Quanta consapevolezza c'è da parte dei manager che non sono appunto già formati su queste tematiche della necessità di aggiornarsi, perché appunto anche appunto figure più tradizionali potrebbero essere appunto educate, istruite, in qualche modo formate, preparate per ruoli nuovi? Ecco, anche su questo fronte ci sono segnali di maggior dinamismo, di cambiamento? Allora, guardi, noi abbiamo un osservatorio, l'osservatorio proprio sul mercato del lavoro e delle competenze manageriali, che recentemente ha intervistato un campione molto significativo di imprenditori e manager proprio su queste tematiche. E quello che vediamo è nelle strutture più articolate c'è una maggiore consapevolezza. Addirittura il 58% delle grandi aziende hanno già attuato dei programmi, dei piani di sviluppo in chiave di sostenibilità, piani a breve termine, quindi possiamo rispondere che anche i manager che operano in queste strutture hanno una buona sensibilità. Il problema, che come dicevo, è più sentito sulle strutture delle PMI, perché lì soltanto il 38-40% di aziende si è proprio posto il problema, quindi c'è una consapevolezza del tema, ma c'è una carenza nell'attuare dei piani, dei programmi di sviluppo in chiave sostenibile. E quindi anche in quelle strutture i manager fanno un pochino più fatica, perché nel loro quotidiano si trovano in maggiore difficoltà a dover affrontare temi così complessi di prospettiva. Grazie. Ecco, attraverso queste tappe dell'Innovation Days, anche il Sole 24 Ore cerca di dare un piccolo contributo. Alla fine anche di questo pomeriggio ci saranno degli incontri, degli speed date tra appunto figure manageriali e imprese, proprio per cercare di dare una prima parziale risposta a eventuali appunto esigenze e richieste. Io ringrazio Fulvio Dalvia, direttore generale di ForManager.